Benvenuti alla seconda puntata di Solo, lo speciale di 6 più sul Bandeglob. Benvenuto a Giovanni Soldini. Ciao Giovanni, come stai prima di tutto? Bene, grazie, ciao a tutti. Allora, è passata poco più di una settimana di questo giro del mondo, tanto atteso, tanto in difficoltà anche loro per il Covid, eccetera. Che idea ti sei fatto dopo questa prima settimana di, di regata? Che giro sarà? Ah, sarà una regata stupenda perché è sicuramente la regata più partecipata, più combattuta con le barche più competitive. Voglio dire, 30 barche così alla partenza di una regata come il Giro del Mondo, insomma, sono tante, non, se ne, non si vedono facilmente, no? neanche all'Ocean Race ce ne sono 6, comunque, sono barche diverse direi sicuramente meno tecnologiche meno avanzate l'altra considerazione che mi sento di fare dopo una settimana è che sicuramente le barche open dimostrano ancora una volta di essere molto longeve perché alla fine se guardi la classifica a parte le cam che, che ha fatto una, una prima settimana in regata secondo me è fantastica ma insomma, poi c'è il secondo, il terzo e, e tutti gli altri hanno barche vecchie. Non so, Sam Davis ha una barca del 2010, PRB è del 2010, Water Family è del 2007 addirittura. Per cui, insomma, direi che sicuramente, malgrado tutto lo sviluppo tecnologico, i foil, mica i foil, eccetera, eccetera, in realtà le barche, anche, no, anche se non sono nuove, possono essere competitive e, e la regata sarà sicuramente super interessante. Senti, eh, le, le breaking news diciamo, di queste ultime 48 ore sono il disalberamento, primo e speriamo anche l'ultimo, disalberamento di Cornule Parni, che era l'ultimo in Santa Parato appena eh, nel corso di, di quest'anno e la decisione pazzesca di Jeremy Belliù di tornare in gara, di ripartire dopo aver fatto 600 miglia eh, di ritorno Sable-d'Olon, ripare e riparte. Eh, inizierei dal disalberamento ti sei fatto un'idea cioè, sono un po' preoccupati perché come sai il reading degli dei Moca poi è lo stesso per tutti e quindi vogliono sapere cosa è successo no? beh direi che sicuramente gli, gli alberi su queste barche sono un problema eh, e il problema deriva come al solito eh, dalla stazza nel senso che sono tutti obbligati ad avere lo stesso albero eh, però, ovviamente, con l'evoluzione delle barche, i fogli sempre più lunghi e quindi il raddrizzamento sempre più potente, eh, si è creato un problema. L Abbiamo già visto anche alla regata quella che hanno fatto quest'estate nei mari del nord per esempio Boris Herman aveva strappato la rotella della randa cioè, è ovvio che tu più aumenti il raddrizzamento della barca più aumenti i carichi e se poi non puoi cambiare l'albero eh, c'è un problema cioè, alla fine credo che l'albero è sicuramente il punto debole a questo punto per tutti eh, ed è quello che poi limita la potenza da poter sviluppare mentre si naviga una delle cose che è stata detta è che Corum era considerata tra le più pesanti come barca, quindi forse il fatto di lavorare sulla leggerezza può incidere anche nell'aiutare l'albero a soffrire di meno, ma sai fino a un certo punto. Perché poi, alla fine, quello che conta è il raddrizzamento. E con i foil moderni, eh, ovviamente, se uno mette fuori il foil, il foil spinge verso l'alto, ma soprattutto spinge a raddrizzare. Per cui, più vai veloce, più raddrizzi. Eh, si è visto benissimo in partenza anche che se c'era poco vento. Tutte le barche navigavano molto piatte, no? poco inclinate, proprio perché i foil ti raddrizzano e quindi aumentando il raddrizzamento aumenti i carichi sull'albero, sulle sarti e da tutte le parti. E, avendo gli alberi di stazza tutti uguali, ma pensati comunque eh, 6, 7, 10 anni fa, eh, evidentemente quello era l'anello debole della catena. Appunto, sono già successi più di... Più di un problema sia agli alberi che alle rotaie che agli attacchi delle hook, eh, per cui sicuramente aumentando la, la, il raddrizzamento delle barche poi i, i problemi vengono fuori da altre parti. Allora, chi i problemi sembrerebbe averli risolti ma ne ha avuti i grossi, abbiamo detto a Jeremy Bejoux, il, il fatto che sia stato accolto da migliaia di persone in barba al lockdown francese, non hanno retto, si sono rotti gli argini, sono andati ad accoglierlo sul, sul canale. Lui è stato sopraffatto dall'emozione, abbiamo visto le foto anche in lacrime eccetera e poi questa decisione, tu stesso mi hai detto, eh, un po' in attesa perché era sembrato effettivamente arrendersi un po' Jeremy, con quale spirito può ripartire un navigatore per un'impresa del genere, per circunnavigare il mondo dopo averlo già fatto a quella partenza, di essere tornato indietro e con quali anche obiettivi sportivi? Ma sai, alla fine il Valle Globe è prima di tutto una sfida con se stessi, per cui io penso che comunque se la barca è in ordine lui può tranquillamente partire. Si farà una super regata. Fra l'altro, la sua barca è anche una delle favorite, per cui non è, detto, non è mai detto niente. Ne abbiamo già viste di cotte di crude negli anni passati su questa regata, e, e penso che possa fare una super, una super regata. Penso anche che così a vederlo parlare mentre rientrava, insomma, non è che ne avesse proprio voglia di, di pensare a ripartire, eccetera. Probabilmente eh, poi a terra con eh, tutti gli amici, il team, gli sponsor, eccetera, cioè, ha cambiato idea. certo Ed è sicuramente una bella cosa. Partirà eh, martedì pomeriggio. È partito martedì pomeriggio, a seconda di quando vedrete questa, questa puntata di solo. Eh, uno degli elementi che noi da casa immaginiamo, io immagino i navigatori solitari a bordo per un giro del mondo che dura due mesi, due mesi e mezzo, anche tre, è lo stress, perché chiaramente eh, l'avaria, l'urto con l'oggetto eh, può sempre capitare da un momento all'altro. Come si eh, vive la bellezza di navigare intorno al mondo a vela e nello stesso tempo gestire lo stress? Tu in particolare, che ti sei trovato tante volte, hai delle tecniche per gestire lo stress a bordo? Ma guarda, è chiaro che lo stress è, è sempre presente perché, comunque, quando navighi su una barca come un immoca 60, sottopilota, magari a 25 nodi giù dalle onde, cioè, non è che sei proprio lì rilassato. No? Poi, eh, ovviamente, sei dei concorrenti, devi cercare di andare al limite tuo eh, della barca, eh, e quindi questo ti porta inevitabilmente a prendere dei rischi e, e a stare eh, in qualche modo. Sempre in tensione, no? sempre sul chi va là. Poi, sicuramente le avarie sono, sono le preoccupazioni maggiori. Ma perché non esistono solo gli impatti, esistono anche avarie che possono avvenire così, da sole, per troppo carico, come il disalberamento, per esempio, come anche, anche BU ha strappato comunque il punto di scuola del Genoa. Alla fine, quello che ho cercato sempre di fare io è di. Navigare, navigare molto prima in modo da cercare di capire quali sono tutti i punti deboli della barca e quindi poi arrivare, lì, arrivare a un appuntamento importante come può essere il Giro del Mondo con, con una barca che sia prima di tutto molto affidabile, perché è chiaro che se inizi a avere pezzi che si staccano e che si rompono poi diventa molto difficile eh, cercare di stare davanti agli altri, insomma. Certamente il fatto della pandemia ha limitato molto la, la, le prove, le navigazioni, le uscite, siamo tutti un po' sotto con, come tempo di allenamento da questo punto di vista. Qui, Alex Thompson, sappiamo Giovanni che in Italia ha un pubblico di tifosi appassionati per il suo stile, le sue modalità anche un po' di comunicare, per il fatto che ci ha provato già quattro volte. Questo è il suo quinto Van de Globe, eh, l'ultima volta sappiamo è arrivato secondo. E quindi insomma, eh, che, che navigatore è Alex Thompson? Che idea hai tu? Se lo hai conosciuto e che cosa può veramente dire in questo, in questo giro del mondo? Ma Alex ha un team pazzesco: ha sicuramente un budget molto importante, sicuramente molta esperienza, per cui sicuramente è un avversario molto tenibile. E la barca, secondo me, è, è sicuramente una bella barca, una barca molto studiata anche dal punto di vista aerodinamico, eh, per cui sicuramente una barca veloce. Eh, ti ripeto il Van de Gloob è una regata molto, molto strana da questo punto di vista no? perché possono sempre succedere mille cose siamo all'inizio, sicuramente mh, ha fatto una buona prima settimana a questo punto è in testa e sta comunque facendo il vantaggio soprattutto su Jean eh, grazie ovviamente la superiorità di velocità pura proprio dei due mezzi eh, vedremo vedremo perché mancano ancora almeno 20.000 miglia eh, si intravede che i due avversari i primi avversari più vicini a, ad Alex Thompson potrebbero essere Thomas Ryan con l'inked out che tra l'altro è l'ultima barca che ha costruito il cantiere persico in Italia e Charlie talin su APVA eh, Possono essere effettivamente dei, dei concorrenti per la vittoria. Come li vedi, questi due francesi, Assolutamente. Io penso che in realtà i primi dieci, cioè, io, no, io mi aspetto in realtà, che anche Jeanne è sicuramente un concorrente temibile. È vero, la barca va un po' meno in certe condizioni, ma il giro del mondo è fatto di tante cose. <ride> e alla fine conta moltissimo. Eh, come navighi, come stai con la testa, che scelte fai, che determinazione hai. E quindi io sono convinto che in realtà non è una regata finita, ma neanche per idea. Cioè, e, e il possibile vincitore è sì, certo, ci sono due barche nuove dietro che, sta, che, che non sono lontane, insomma, poco più di 100 miglia, che comunque possono essere pericolose perché. Secondo me una barca del 2015 può tranquillamente vincere il Van de Gogh. È già successo molte volte. Ryu ha vinto il Van de Gogh con una barca che era vecchia di sei anni. Voglio dire, certo. ma mh, non, non sono cose che, che stupiscono proprio per la difficoltà di una ragazza del genere che prima di tutto... In cui prima di tutto bisogna affrontare l'affidabilità, la gestione del materiale, le scelte meteorologiche, tantissime variabili che, eh, che non si limitano solo alla velocità pura al traverso. La cosa interessante è che non sono tanto le ultime barche varate, perché se guardi per esempio le velocità eh, anche di barche vecchie del 2015... Cioè, non sono per niente distanti dalle velocità di, Sto di Thompson eh. adesso lascia stare Gian perché Gian non ha manco i foil cioè praticamente <ride> ha una barca che vabbè, eh, sicuramente ha un deficit di velocità però le altre eh, cioè le barche diciamo dal, anche del 2010 ma con i foil moderni non hanno veramente cioè, le differenze iniziano ad essere molto piccole sì, se no, si vede anche Boris Herman, si vede eh, altre barche come dicevi tu. Ma Initiative Cur, ah. per esempio, lei sta come andando no, velocissimo. Eh, Samantha, voglio dire, ha una barca che anche lei deve essere del 2010 o del 2007 addirittura, eppure <ride> rispetto a tempo. Boris cioè, non perde un 100 metri, cioè, sono lì lì tutti e due che sono sempre più o meno alla stessa velocità. Per cui, ti dico, secondo me c'è un gruppo di barche che può mirare alla vittoria. Sicuramente Alex ha un'ottima barca, un grande team, molti soldi e, e anche molta esperienza, però non è il solo, insomma. Certo. Cioè. Senti, veniamo a Giancarlo. Giancarlo Pedote, che ha il merito eh, di cui tutti gli diamo atto di aver riportato l'Italia al Bande Glove, al Giro del Mondo, è il quinto a farlo. Secondo te, con quali prospettive, che belista è Giancarlo? Cosa, eh, quale secondo te deve essere lo spirito giusto con cui lui deve affrontare questo, questo giro del mondo e come lo stiamo seguendo? Giancarlo a me è parso una persona molto seria, molto determinata e molto impegnata. Eh, affronta questa cosa con tutta la sua energia e la, la concentrazione. Credo che abbia, anzi, ha una barca è assolutamente una barca competitiva perché anzi è gemella di quella di Herman è di quella generazione lì insomma 2015 è una barca già nata con i foil e quindi può fare una super regata cioè dopodiché appunto no, non è facile eh, non è sempre facile azzeccarle tutte in questo momento ha preso un po di ritardo ma non è detto niente eh, mancano ancora molte moltissime migliaia di miglia e Per cui il mezzo c'è, secondo me lui è uno super determinato e, e quindi cioè, ci deve solo che dar dentro. Insomma, esatto, esatto. anche molto posato eh, ha detto più volte che lui veramente eh, ha lavorato tanto all'affidabilità della barca, cioè vuole assolutamente arrivare in fondo. E poi c'è una particolarità a bordo di Prismian eh, Giovanni. Non so se tu lo sai. E, e Giancarlo Pedote usa la pentola a pressione. Qui adesso facciamo una sorta di parentesi perché secondo me, come ci ricordava Christophe Julian, questa è una tua illuminazione, che tu, una tua idea che è a bordo di Prisma Quindi adesso facciamo una parentesi, dici due ricette, consiglia due ricette delle tue pentola a pressione a Giancarlo Pedote. Ma guarda, la, la, la classica proprio è la pasta. Mh... Col pomodoro e il tonno. Eh, io in genere uso anche lui, avrà sicuramente il pomodoro concentrato, quindi si fa un soffritto. Si butta il concentrato con un po' d'acqua, la pasta, eh, e poi, alla fine eh, si butta il tonno e viene buonissima. Wow. Eh, Un'altra, però direi: più verso fine regata. <ride> È una pasta che ho sempre fatto appunto verso fine delle regate, quando, quando in genere la cambusa è un po' agli sgoccioli. Eh, ed è una pasta che faccio con le mele mezze marce, le ultime mele rimaste, eh, uvette secche e curry. Oh, eh, Madonna mia, questa qua è proprio. Questo è da chef, è vero? Va bene, sicuramente Giancarlo ci ascolterà e gli arriverà questo messaggio e quindi poi ci racconterà come è venuta la tua ricetta. Torniamo seri, torniamo ai foil, hai parlato dei foil, le barche di queste ultime generazioni, i foil che ormai il foiling come filosofia che sta invadendo sempre di più la vela, ci sono estimatori, ci sono anche invece molti velisti un po' più tradizionalisti che sono preoccupati di questo sviluppo, ma quello che ti volevo chiedere è... Tu con i foil sei all'avanguardia, lo possiamo dire, il lavoro che stai facendo con Maserati Mod 70 è straordinario, da molti giudicato all'avanguardia anche per molti aspetti rispetto agli stessi Trimarani Ultim. Dove può arrivare la tecnologia del foiling ancora? L'innovazione nella vela? Ah, beh, molto lontano sicuramente. Io penso che, che sui monoscafi abbiamo appena incominciato è che purtroppo la stazza dei, degli IMOCA viettava i timoni con, con il piano portante, quindi timoni a T, ma sicuramente siamo al punto in cui un IMOCA con un timone a T oggi è in grado di volare sicuramente dritto e senza problemi. Eh, io appunto lo dico sempre, secondo me uno, ognuno deve vivere un po' il suo tempo no? e, e, e siccome la vita si è allungata alla fine uno vive molti tempi. <ride> cioè, io cominciato il mio primo giro del mondo, l'ho fatto parlando con Pierluigi di Radio Amantore una volta alla settimana e quando mi rispondeva praticamente a... Eh, tutto il quartiere non poteva più vedere la televisione e oggi, oggi invece abbiamo internet a bordo mandiamo i video, riceviamo i video, parliamo con whatsapp da bordo e, e così è successo con le barche no? Voglio dire, nel 20 anni, 30 anni fa c'erano le rande triangolari, oggi ci sono le rande con lo square top eh, 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 le chiglie basculanti eh. la prima chiglia basculante praticamente comunque insomma una delle primissime è stata su fila che è una barca progettata nel 97 eh, oggi ce l'hanno tutti eh, i foil eh, saranno il futuro eh, chi, chi, e saranno futuro su qualsiasi barca sicuramente anche sulle barche a motore secondo me sì, infatti si comincia a vedere senti è parlato del tempo eh, sempre Christophe Juliand si ricorda che una volta tu gli hai detto che il Van de Gloob è sicuramente la più bella regata, la più estrema, la più partecipata dai, dai, dai navigatori oceanici, però a te non interessava tanto ancora, perché comunque era una regata da, da fine carriera, da fare a fine carriera. Allora adesso la domanda, giustamente, che ci facciamo con Cristof è ma quando è la fine carriera di gente come Joyon, come Lecam, Cam, come lo stesso Giovanni Soldini? Beh, devo dire che Jean in questa, in questa settimana mi ha dato molte gioie, <ride> perché come sai abbiamo fatto un, due trimarani uguali gemelli, abbiamo lavorato un po' insieme un po' di anni fa eccetera eccetera, ed è uno proprio la vecchia, <ride> è uno la vecchia che è molto, molto tecnico e, e che comunque sta dimostrando che anche a 61 anni si può fare fior di un Van de globe e, si, e non si ha, Insomma, è che alla fine tutto quello che ti manca fisicamente lo guadagni probabilmente psicologicamente perché mi sembra che abbiano uno spirito fantastico e anche sicuramente con l'esperienza. no? Per cui rispetto a Van de Gogh, sì, sicuramente. Diciamo che c'è stato un momento quando, quando ho vinto il Giro del Mondo con Fila. In cui avrei potuto sicuramente anche fare una barca nuova, andare a fare il Van de Globe, eccetera, eccetera. Non l'ho voluto fare, ho preferito fare un trimarano, ma semplicemente perché sì, non volevo finire come, come Jean o come molti altri che alla fine ne hanno fatti 4, 5, 6. E fare un Van de Globe vuol dire dedicare un anno della propria vita a fare una regata dove tendenzialmente. Non ci sono. Eh, non ci sono tappe, quindi non ci sono momenti sociali, no? Come il Box Challenge è, un, è una rega era una regata stupenda, perché si sì, facevi il giro del mondo in solitario, però, alla fine in quelle tre tappe, in quei tre strop over, alla fine, mh, come dire, ti facevi degli amici che alla fine diventavano dei fratelli, perché comunque quando fai un'esperienza, anche David Adams, che è stato il mio più accerrimo nemico, alla fine. È stato un, un grande maestro e, e, e anche un fratello di, di sangue, che, come tutti eh. quelli che, che, come Van den Eden, come Christophe Ghent, tutti quelli che, che, che hanno corso quegli, quei due giri del mondo insieme a me. Allora, de Glob, questo un po' manca, secondo me va benissimo, però ecco, non, ecco, non, non ho voglia, non avrei avuto voglia di farne cinque in vita mia, perché comunque... 5 vuol dire cinque anni della tua vita presi e, e messi lì, investiti in quella roba lì. E l'altra cosa che ai tempi, forse da un, un po' naif, però mi, mi aveva dato molto fastidio, era che il primo Van de Globe eh, è stato un successo incredibile, e anche per l'ultimo arrivato, c'erano 2-3 milioni di persone ad aspettarlo avendo deciso di farlo poi una volta ogni quattro anni è diventata un po' una regata normale ma non è una regata normale bisogna ricordarselo perché, bisogna, cioè, perché fare un Giro del Mondo senza scalo e senza assistenza è qualcosa che anche a livello psicologico è una cosa molto forte sì. e, e quindi mh, necessita più rispetto secondo me non è una regata normale mi sarebbe piaciuto ecco un van de Globo una volta ogni 15 anni, per cui tu lo facevi una volta nella vita con quelli della tua generazione, e, e, e quella era la tua e, e sarebbe stata anche diversa il modo di prepararla, perché le barche sarebbero state molto più affidabili, sì. e, e, e probabilmente sì. non ci sarebbero la metà, non ci sarebbero sì, la sì. metà dei ritirati sui partenti. No? In conclusione, raccontaci un po' i tuoi programmi con Maserati, i programmi della prossima stagione. Eh, pandemia e Covid permettendo. Ma guarda, adesso abbiamo abbiamo in, in programma questo cantiere finalmente, che insomma per una volta è lungo un paio di mesi abbondanti, per cui abbiamo, siamo riusciti a smontare completamente tutta la barca, controllare tutta una serie di cose, perché comunque ci abbiamo fatto già due giri del mondo con questo trimarano e quindi un po' di cosucce da vedere c'erano. E lo riverniceremo e poi, soprattutto, eh, come dire, portiamo a compimento due anni di pensieri, ricerche, eccetera, e faremo due pezzi fondamentali nuovi: che sono la deriva e il timone centrale, eh, con i quali credo che la barca. Avrà, avrà veramente una, un ulteriore step in avanti verso la stabilità di volo, l'efficienza, eccetera, eccetera. Facciamo anche qualche piccola modifica ai foil. Ovviamente, quelli non li cambiamo, perché, insomma, il budget Sono già avanti è... per conto loro. Sono già, avanti. <ride> sono già avanti per conto loro, e comunque costano un botto. <ride> Va bene Giovanni, grazie ancora. Allora, grazie Giovanni, ci risentiamo e ci rivediamo presto su 6 di TV. Ok, ciao, grazie.